attraverso la cultura che noi riteniamo debba formare la società come gli antichi editori, io direi, diciamo la Liberi Editore, di cui io sono appunto l'editore, è una casa editrice che nasce, e poi nasce anche l'Associazione Amici Liberi, per immaginare che l'editore torni a essere editore, cioè, e quindi la cultura torni a essere formazione, torni a essere, diciamo, riempire le teste di contenuti, dare la possibilità ai giovani di guardare alla storia e al futuro attraverso elementi sostanziali, quindi la formazione civile, quindi le posizioni sui diritti civili, sulle libertà. Oggi ad esempio noi presentiamo una petizione qui in conferenza stampa che partirà con questo festival Amici di Liberi, che è una petizione su salviamo il cibo, salviamo l'agricoltura, salviamo l'umanità. L'appuntamento con il festival Amici di Liberi è per questo fine settimana, 1 e 2 ottobre, al complesso monumentale di San Domenico Maggiore, con incontri, reading, intrattenimento ed una mostra collettiva, per proseguire poi a Roma, Milano, Torino, Torre del Greco e di nuovo a Napoli per la chiusura del 15 dicembre. E abbiamo tre personaggi d'eccezione che sono testimoni del progetto e sono appunto Tony D'Angelo, regista, Ciccio Merola, musicista, e Lino D'Angiò, attore straordinario, diciamo attore, che già ha inaugurato con noi, Lino, il progetto il 12 giugno. Mistero, è un mistero questa cosa, perché cioè, normalmente quando si fanno cose intelligenti non vogliamo mai. E quindi questo è per me un grande onore, questo fa curriculum per me, questa la metto al primo posto, perché finalmente posso dire, cioè, pensatori liberi, intelligenti, hanno la, diciamo, l'intelligenza di chiamare uno come a me. Quello che poi io dirò, non lo so, perché sento proprio questa cosa, Amici di Liberi, io mi sento libero poi di dire qualsiasi cosa, cioè mi sento libero di dire che Mario Savonardo, cioè proprio è una persona intelligente, capito, che parla, ti racconta un sacco di cose e noi siamo qua ad ascoltarlo, anche perché no, seriamente, in questo periodo sentirsi liberi è importante, eh? Cioè, perché uno pare che ha libertà, però no, è importante. No, perché sai, questi argomenti un po' astratti come la libertà, ultimamente pare che non si ne parli, perché siamo diventati troppo materiali, capito? E allora la libertà anche, diciamo, di fare satira, no? E di sfottere il sindaco, allora, capito? Allora parlare ampiamente del lungomare liberato oppure contro i poteri forti, noi lo facciamo. Ho capito? E quindi io sarò pronto a dare il mio misero apporto come pensatore libero. Io sono molto felice che tra l'altro cada nel periodo in cui celebriamo le quattro giornate di Napoli, perché il libro è innanzitutto uno strumento fondamentale di costruzione della propria libera soggettività, e quindi celebrare il libro insieme alle quattro giornate dà un altissimo senso a questi giorni di Napoli. E vorrei anche dire che i piccoli editori sono una risorsa preziosa, sono una frontiera importante in un periodo in cui i grandi trust, anche le grandi concentrazioni editoriali, sono certamente un serio problema dal punto di vista dell'autonomia del lavoro intellettuale, autonomia di cui invece abbiamo un grande bisogno se vogliamo appunto fare in modo che la globalizzazione non sia un meccanismo di asservimento e di giustizia, ma sia invece una nuova possibilità per costruire un mondo cosmopolita e fondato sulla dignità di ogni persona.